Bene, dicevo che purtroppo il turismo, e qui parliamo dell'Italia in generale, non è un coniugato sempre simpatico della vita dei parchi e per esempio si fa notare come per il 90%, avrei anche il nome dei parchi in cui questo si verifica e per percentuali prossime al 100%, in pratica sono parchi in cui c'è stata una residenzialità di seconde case così elevata che praticamente il cosiddetto turismo qui viene fatto da soggetti che hanno la seconda casa nei parchi stessi. E questo naturalmente segnala che i vincoli non sono stati, semmai c'erano, ma dovrebbero esserci, sono stati inoperanti, che l'uso e il consumo del suolo di un parco, che è per sua natura pubblico, è stato girato sugli scopi privati e soprattutto, ecco, anche se lo vediamo dal punto di vista dell'efficienza dell'offerta turistica, non si tratta di un'offerta turistica che può essere proposta come strumento di valorizzazione del territorio, perché è un fatto privato di alcune persone, non è un turismo, come si dice, di qualità. Chi è che frequenta, che fa il turista nei parchi? Qui vi dicevo c'è una descrizione abbastanza scontata del soggetto che fa questo tipo di attività, che però è importante perché può essere messa affiancata e a confronto con quella del turista alternativo, come si dice, cioè del turista non di massa, che sta prossimo, nel senso che il turismo nei parchi, almeno come regola generale, non è un turismo per persone che fanno grandi spostamenti esclusivamente per andare a fare turismo nei parchi, perlomeno non per l'Italia, per Iguazù sì. Non sempre, queste sono tutte indagini che spesso non investono certamente un campione nazionale, sono molto parziali, però quello che ha sorpreso per esempio è che alcune persone, un 15%, non moltissime, vanno a fare turismo nei parchi e non sanno di essere nel parco. Naturalmente non ricorre a canali di comunicazione di quelli strutturati tipo i media o tipo i tour operator, ma semplicemente è un turista che ha sentito dire da un parente, da un amico, da un conoscente, quindi si basa molto sul passaparola, come per l'agriturismo di una volta, no? Organizza la sua vacanza in modo indipendente, non in grandi gruppi gestiti esogenamente dai tour operator, e qui c'è una larga varietà di soluzioni che vanno dal lungo weekend fino ai 10 giorni, siccome questi turisti, se non principalmente ma in parte, sono anche spesso stranieri, 10 giorni riguarda soprattutto questo tipo di provenienza. È molto frequente, lo sappiamo noi nell'area urbana, l'escursione verso il parco, cioè proprio perché la provenienza è quasi sempre prossimale, non si intraprende un viaggio con pernottamento, ma semplicemente si va per fare una, si dice escursione in termine tecnico, una scampagnata, una visita. Come attività cosa predilige fare? Le passeggiate, le visite culturali, dipende anche ovviamente dall'offerta. Questo discorso invece ultimo riguarda il fatto che molti parchi cercano di collegare l'offerta dei servizi turistici a un marchio, giustamente, perché altrimenti nella comunicazione non è riconoscibile il tipo di offerta turistica per la sua connotazione di turismo nei parchi, e spesso anche questo marchio si tende a estenderlo anche ai prodotti. Credo ci sia stata un'esperienza anche del Parco di Migliarino a questo proposito. Purtroppo però, come avviene anche per i marchi di denominazione di origine dei prodotti tipici e per molti altri marchi di qualità, non è che il consumatore, in questo caso il turista, ne abbia una grande consapevolezza di questi marchi, per cui o c'è un problema di comunicazione, non sono stati portati all'attenzione del potenziale turista, oppure semplicemente non il turista, che peraltro sembra essere un tipo di turista che si informa, non fa azioni per venirne a conoscenza. Ecco, fine della presentazione.
Devo dire che avrei voluto mettere qualcosa di più riflettuto sulle possibilità di sinergia tra parchi e turismo, ma a ben vedere si tratta di osservazioni che riguardano soprattutto la buona volontà, per cui l'unica cosa che vi vorrei richiamare è semplicemente, come avevo anticipato nell'indice, l'esistenza di grossi movimenti di opinione dal punto di vista internazionale che riguardano sia il turismo sostenibile in generale, sia specificamente il turismo nei parchi. A questo proposito devo dire che la domanda turistica, lo ripeto in questo caso, la domanda turistica che si va sviluppando è una domanda che sembra andare sempre più verso la direzione di una valutazione positiva della sostenibilità nell'offerta turistica, quindi nel modo di usufruire dell'offerta turistica. Per cui, volendo fare una previsione che è fatta più col cuore che con i numeri, diciamo che il futuro del turismo nei parchi, se ben gestito anche dal lato dell'offerta, può essere un futuro di sinergia, nel senso che il parco è un elemento di attrattiva per il turismo non solo del parco stesso, ma dell'area. Grazie.